la seconda parte del brano Glauco e Diomede. Abbiamo detto che Glauco e Diomede sono due guerrieri, quindi Diomede è un guerriero greco e Glauco è un guerriero troiano. Si stanno per fronteggiare in un duello e prima di fare il duello Diomede dice: ma tu chi sei? Per caso sei figlio di una divinità? Perché so che con gli dèi non si può combattere con gli dèi, dice Diomede. Non posso combattere con gli dèi, perché una volta un certo Licurgo aveva deciso di combattere il dio Dioniso e aveva perseguitato le sacerdotesse del dio Dioniso. Eravamo fermi qua, quando infatti dice che un giorno le nutrici del folleggiante Dioniso inseguì per le pendici del bel monte di Nisa. Cioè vuol dire quindi che un giorno Licurgo inseguì le nutrici del folleggiante Dioniso. Quindi le seguaci di Dioniso sono le baccanti o menadi, sono le sacerdotesse dedicate a Dioniso, le inseguì lungo le pendici di questo monte, il monte Nisa. Quelle tutte insieme a terra gettarono i tirsi sono i bastoni che hanno queste sacerdotesse. Abbiamo già visto le bende, bastoni, scettri, sono spesso strumenti o segni evidenti del ruolo sacerdotale. Ad esempio i bastoni delle sacerdotesse di Dioniso sono avvinti da foglie della vite, perché Dioniso era anche dio del vino e quindi c'era l'ebbrezza durante i riti di Dioniso. Gettarono a terra quindi questi tirsi, tormentate col pungolo da Licurgo massacratore, che abbiamo detto che sono inseguite da Licurgo che appunto le vuole colpire. Spaventato, Dioniso si tuffò tra le onde del mare e l'accolse Teti nel fondo impaurito. Licurgo è colui che ha sfidato gli dèi, in particolar modo ha sfidato Dioniso. Dioniso, tutto impaurito, addirittura si getta nel mare, si tuffa tra le onde e viene accolto da Teti, è una ninfa marina ed è anche la madre di Achille. Lo prendeva un forte tremore alle grida dell'uomo. Era impaurito Dioniso, addirittura la divinità Dio Dioniso, impaurito da quell'uomo che era Licurgo. Si adirarono quindi con lui gli dèi che vivono lieti. Cieco lo rese il figlio di Crono. Vuol dire quindi che per punirlo della sua tracotanza, della superbia che aveva avuto Licurgo, che aveva dimostrato Licurgo nei confronti delle divinità di Dioniso in modo particolare, Zeus, chiamato il figlio di Crono, perché infatti il padre di Zeus è Crono, ed era re degli dèi prima che fosse esautorato dal figlio Zeus. Il figlio di Crono ha reso cieco Licurgo, ha accecato Licurgo, né ancora per molto visse, poiché agli dèi immortali a tutti fu odioso. Fu talmente odiato da tutti quanti gli dèi che non visse a lungo. Licurgo fu ucciso, cioè morì, insomma, a causa di quest'odio degli dèi, morì nel giro di pochissimi anni. Dicevamo, fu odioso a tutti quanti gli dèi Licurgo, fu odiato da tutti quanti gli altri. Perciò io non vorrei con gli dèi beati fare battaglia. Ecco il motivo per cui voglio sapere se tu, Glauco, sei figlio di una divinità, perché in questo caso non vorrei fare un duello con te. Ma se uno sei dei mortali, se invece sei un uomo, che mangiano il frutto dei campi, cioè quelli che si cibano dei cibi di cui si cibano gli uomini, no? Il prodotto dei campi, e non del nettare, dell'ambrosia di cui si cibano solamente gli dèi, accostati pure, cioè vieni pure qua vicino, quindi combattiamo l'uno contro l'altro, che più alla svelta tu tocchi il confine di morte. A lui di rimando diceva lo splendido figlio di Ippoloco. Infatti Glauco è figlio di Ippoloco. Magnanimo figlio di Tideo, Diomede figlio di Tideo invece. Perché mi chiedi la stirpe? Perché chiedi la mia discendenza? Tale quale la stirpe delle foglie, la stirpe degli uomini. Le foglie il vento ne sparge molte a terra, ma rigogliosa la selva altre ne germina. E torna l'ora della primavera. Vorrei sottolineare, vorrei evidenziare questi tre versi che abbiamo appena letto, che sono fra i più famosi di tutta quanta l'Iliade, in genere la poesia epica, si può dire quasi di tutta la letteratura. Cioè il momento in cui Omero,
diciamo, fa questa similitudine, cioè che la vita degli uomini è come quella delle foglie che cadono, è come stiamo vedendo appunto adesso in autunno. Cadono tantissime foglie, al posto di queste poi ne nasceranno altre, ma intanto l'uomo cade, muore. Pensate che questi versi di Omero hanno per esempio ispirato anche Ungaretti nella famosa poesia sui fratelli, no? Dove dice appunto che gli uomini sono come dei fratelli, foglie fragili. Così anche la stirpe degli uomini, una sboccia e l'altra fiorisce. Tale e quale la stirpe, così come le foglie, così esattamente nello stesso modo sono anche gli uomini. Ma se vuoi sapere anche questo, per conoscere bene la stirpe mia, molta è la gente che ne ha udito parlare. Comunque, la mia famiglia è una famiglia famosa, la famiglia di Glauco. Alle spalle di Argo, ricca di cavalli, sorge la città di Efira, dove Sisifo aveva dimora, lui che fu il più scaltro degli uomini. Sisifo, figlio di Eolo. Egli ebbe Glauco per figlio, e Glauco dette i natali a Bellerofonte perfetto. Dovete sapere la genealogia di Glauco. Esisteva quindi il trisnonno di Glauco che aveva il suo stesso identico nome, quindi che si chiamava Glauco, anche lui, no? In una città, però non una città, diciamo, troiana, no? Ma nella città di Efira, che potrebbe essere addirittura la città di Argo, quindi potrebbe essere la stessa città da cui viene Diomede, in sostanza. Che cosa scopriranno in buona sostanza questi Glauco e Diomede? Scopriranno di avere molti punti in comune, molti più punti in comune di quanti pensavano di averne. E così, alla fine, come vi ho già anticipato, alla fine decideranno di non scontrarsi fra di loro, di non battersi in duello. Dice infatti Glauco, dice, vuoi sapere chi sono? La prende molto alla lontana, parte dal trisnonno, che si chiamava anche lui Glauco, scusate, e il bisnonno era Glauco, perché il trisnonno era Eolo, quindi Eolo trisnonno, Glauco bisnonno, e poi c'è Bellerofonte che è il nonno di Glauco. Infatti dice che Glauco dette i natali a Bellerofonte perfetto. Bellerofonte era un uomo bellissimo. Il nonno di Glauco era bellissimo. A lui bellezza gli dèi e fascino amabile dettero in dono. Ma gli tramò sciagure in cuor suo Preto, che era il re di Argo, che lo cacciò dalla terra di Argo, essendo assai più potente. Zeus volle gli argivi soggetti al suo scettro. Desiderò pazzamente la moglie di Preto, la divina Antea, unirsi con lui di nascosto in amore. Ma non riusciva a convincerlo, perché aveva retto pensiero il prode Bellerofonte. Quindi, avete capito il raccontino? È molto semplice. Bellerofonte, che sarebbe il nonno di Glauco, è bellissimo. Il re di Argo si chiamava Preto, aveva una moglie, la quale moglie si innamora di Bellerofonte. Quindi, colpita dalla bellezza di Bellerofonte, la moglie di Preto, cioè la divina Antea, desidera unirsi in amore con lui di nascosto, con Bellerofonte, ma Bellerofonte non ci sta. Quindi dice, poiché aveva retto pensiero, il prode Bellerofonte non accetta le avance di questa donna. Allora la donna, mentendo, disse al re Preto, Preto, tu possa morire oppure ammazza Bellerofonte, che voleva unirsi in amore con me, che non volevo. Uno dei topoi letterari più presenti, quindi nei testi, è proprio quello della donna, la donna respinta, il topos della donna respinta. Quindi troviamo in questo testo Antea, che si presenta come il primo modello della donna che è respinta, e per questo motivo pensate per esempio a Fedra, che era stata respinta da Ippolito. Esattamente come Fedra, anche Antea mente. E cioè dice di essere stata lei oggetto di attenzioni da parte di Bellerofonte, mentre era stata lei che voleva unirsi con Bellerofonte. E quindi calunnia Bellerofonte e dice al marito Preto, ammazza Bellerofonte che voleva unirsi in amore con me che non volevo. Disse così e rabbia prese il sovrano per quello che udiva. Ecco quindi il motivo per cui viene cacciato Bellerofonte. Si guardò tuttavia dall'ucciderlo, scrupolo ne ebbe in cuor suo.
ma lo spediva in Licia, gli affidò un messaggio funesto. Cioè, quindi lo spedisce via lontano, lo manda in Licia con un messaggio funesto. Messaggio funesto in questo caso vorrebbe dire un messaggio che dovrebbe portare alla sua morte, che dovrebbe causare la morte dello stesso Bellerofonte. Non vuole ucciderlo lui di prima persona, ma lo vorrebbe far uccidere da qualcun altro. Su tavoletta richiusa tracciò molti segni di morte. Cioè manda Bellerofonte in Licia con dei segni che avrebbero dovuto far capire chiaramente che questo tale Bellerofonte doveva essere ucciso. Infatti dice, gli ingiunse di darla a suo suocero, cosicché dovesse morire. Cioè, Preto dà questa tavoletta, che Bellerofonte dovrebbe consegnare al suo suocero, e il suocero, nel momento in cui legge questa tavoletta, dovrebbe mettere a morte Bellerofonte. Il suocero è Iobate, il re della Licia. Dunque egli andò nella Licia, sotto la guida sicura dei Numi, quindi sotto la guida degli dei. Ma quando fu giunto in Licia e sull'Oxanto ricco di acque, benevolmente gli faceva onore il sovrano della Licia spaziosa, lo ospitò 9 giorni, immolò 9 buoi. Quindi, attenzione, arriva qualcuno e, seguendo quello che è il canone dell'ospitalità, insomma, era qualcosa di comune nell'antichità, che quando arrivasse uno straniero doveva essere ospitato amabilmente, amorevolmente, ed è quello che fa questo tale re Iobate. Per giorni e giorni non fa altro se non offrire ospitalità a Bellerofonte. Dunque andò nella Licia, quindi dicevamo, l'ospitò 9 giorni, immolò 9 buoi, un bue per ognuno dei giorni in cui aveva ospitato Bellerofonte. Ma quando decima apparve l'aurora che a dita di rosa, ecco che allora gli ingiunse di vedere il messaggio, quello che gli portava da parte del genero Preto. A questo punto, finiti questi 9 giorni di pura e semplice ospitalità, Iobate chiede a Bellerofonte di fargli vedere il messaggio consegnato da Preto, che è il suo genero, è il genero di Iobate. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.